Buongiorno, allora, ho finito di montare appunto adesso il video quello del vlog di ieri, quindi è in esportazione. Io nel frattempo sto parlando con un mio collega su WhatsApp, perché questi sono tutti i nostri messaggi vocali che ci mandiamo. Questo sono io, questo è lui. Ovviamente, cioè, da stamattina ce ne siamo mandati non so quanti. Comunque, allora, situazione polso, la situazione, anzi, forse è peggio di ieri, nel senso che mi fa veramente male stamattina, infatti nel pomeriggio, scusate se sento un po' di rumore, ma adesso sto spostando la sedia, ecco, appunto, no, si può salvare l'anima santa. Allora, appunto dicevo che devo andare il pomeriggio dal dottore perché onestamente mi fa abbastanza male, quindi devo trovare una soluzione. Adesso vedremo un attimo perché chiaramente non è che posso stare, insomma, non è che posso continuare così, ecco. Adesso vediamo un attimino e poi in base a cosa mi dice il dottore faremo. Adesso sto cercando di, ok, me lo sta salvando perché non era riuscita a portarlo. Comunque adesso aspetto Marco e torna. Aia, perché dobbiamo andare. Scusate se ogni tanto vedete le mie facce un po' strane, ma veramente fa male, male, male. Comunque, dobbiamo andare a fare un po' di spesa perché stasera abbiamo dei miei colleghi a cena. Quindi, ah, c'è stato un errore durante l'esportazione. Vediamo se così funziona comunque. Adesso vediamo se riesco a risolvere anche questo problema perché voglio mandarlo online. Era meglio se ci riuscivo ieri sera perché almeno così per oggi forse era pronto, però adesso aspettiamo un attimino, poi vediamo. Comunque tanto sta per tornare Marco, quindi ci vediamo dopo. Ah, tra l'altro non fate caso al mio aspetto, è sempre lo stesso di sempre. Comunque, ora appena arriva Marco vi faccio salutare anche da lui, visto che ho iniziato il vlog e lui ancora non c'è. Quindi adesso cerco in tutti i modi di salvare questo file, insomma, di cosa. A dopo. Sono tornati tutti e due. Salutate tutti e due. Saluta vicino. Zac, saluta. Sì. Comunque, noi stiamo andando a fare la spesa. Guarda, mi dite, che io un posso, un ciafo. Comunque, ancora non ho neanche stirato. Tra l'altro devo anche stirare, eh. Ma non penso che ce la farò oggi. Però Gli eventi avranno i piedini. no, quelli no. Allora, sono riuscita a riaccendere la videocamera soltanto adesso, che sono le 7 di sera, perché ho avuto parecchio da fare, nel senso che siamo andati a fare la spesa, poi siamo andati da Arcaplanet a comprare a mangiare per il cane. Poi siamo tornati, ci siamo messi a cucinare, cioè a fare il pranzo. Poi ci siamo messi subito a fare il sugo per stasera per cena. Poi io sono dovuta andare dal dottore, poi siamo tornati. Poi mi sono messa a pulire, quindi in sostanza sono riuscita a farcene da sola. Comunque, allora, praticamente il dottore, cioè il dottore, la dottoressa, perché c'era la sostituta, mi ha detto che praticamente ho appunto questo tendine parecchio infiammato e sicuramente dovrò stare qualche giorno a casa,
Però ora vediamo domattina come sto, se mi fa male o meno. Poi mi ha detto di seguire un tutore, poi mi ha prescritto un'ecografia e poi mi ha dato il Voltaren però le compresse e un altro spray da mettermi nel caso, però solo se mi facesse davvero male, ma male pesantemente. Comunque ora che l'ho sforzato un po' mi fa un po' male, sì, questo è sincero, infatti cerco di stare più a riposo possibile adesso. Il dottore mio mi aveva dato la crema che avevo usato per 11 giorni, però non mi aveva fatto niente, anzi mi ha peggiorato, cioè, mi ha peggiorato la situazione perché comunque non mi ha fatto assolutamente niente, quindi purtroppo non sono dovuta tornarci. Ora domattina appunto vedo come sto e poi in base a quello dopo chiamerò la dottoressa. Infatti devo cercare il bigliettino perché l'ho messo un po' sparso così ora. Vediamo bene. Scusate per l'inquadratura. Sì. Okay. Quindi niente, adesso poi vado a prendere l'appuntamento per questa ecografia e poi vediamo un attimo. Comunque adesso vado ad aiutare Marco perché fra un po' arrivano le mie colleghe. Quindi ci vediamo dopo. Allora. Qui il bambino dorme, scusate per le luci rosse, arancioni, gialle, tutti i colori, ma ovviamente queste sono le luci. Comunque il bambino mi dorme, poi Marco è già andato a letto, io ho già fatto la medicazione al polso, mi fa un po' meno male rispetto a oggi, cioè, nel senso questo lavoro lo riesco a fare. Bene, cioè, lo riesco a fare sì, ma con sofferenza, però un po' lo riesco a fare sì, un pochino, non tanto, il giusto della scena, ecco, insomma, le mie colleghe sono già andate via da un bel pezzo, comunque, io nel frattempo mi sto guardando Famiglie ritrovate su Sky. Però penso che fra un po' andrò a letto, anche perché sono quasi... Oh, ora metto a fuoco, comunque, quasi mezzanotte. Eppure è vero che domattina me la posso dormire alla stragrande, quindi non penso che andrò a letto ancora. Però comunque incomincio ad avere sonno, anche perché stamattina cioè, oggi sono sveglia dalle 6:30 di stamattina perché Marco mi ha svegliato per chiedermi appunto come andava il polso, se mi faceva male e se avevo bisogno della crema, anche la crema in questione è questa qui che penso di non avervela mai fatta vedere, artrosilene, questa è la crema. Comunque appunto spero che ve l'avevo già detto. Che poi è buffo, c'è le luci lì, le tre luci, e le luci qua, che teoricamente sono queste, le tre luci, poi questo, comunque vabbè, i miei divertimenti della serata, vabbè. Ah, ho svegliato anche il bambino. Niente, vi stavo dicendo appunto che domattina poi devo andare a ritirare le medicine per il polso. Poi, tra l'altro, non abbiamo ancora ricordato perché io chiaramente non posso, avendo questo problema. Tra l'altro, mi si è alzata tutta la pellicola. Scusate per l'inquadratura, mi si è alzata tutta la pellicola, però. Io chiaramente avendo appunto questo non posso fare niente, quindi c'è da rigovernare tutto, tutta sta roba, e pulire tutti i fornelli. Tra l'altro volevamo pulire il forno, il frigo e sbrinare il freezer, però scusate per l'inquadratura, ma purtroppo non abbiamo avuto tempo. Comunque abbiamo anche ricomprato i croccantini per il signorino,
quello lì che sta dormendo tutto beato, che tra un po' porto a letto, anche se se la dorme la sta grande, però abbiamo ricomprato questi birte, ma non solo questi, quindi abbiamo pensato anche di provare a cucinargli le tipo coscette di pollo, sovraccosce di pollo, però non lo so perché non vorrei abituarlo tanto, ecco, a questo, visto che non, se mangia un'altra cosa al di là delle scatolette e dei croccantini che sono Virtus, non me li mangio, quindi non ce li mangio, quindi non vorrei che glielo cucino e poi non li mangia. Quindi magari le cucino per noi, provo a dargliene una e vediamo un attimino. Comunque io vi do la buonanotte perché mi si sta scaricando anche la batteria. Non so, che poi abbiamo ricomprato anche le arance perché le avevamo finite. Poi non vi ho fatto vedere la spesa di oggi. Abbiamo comprato le arance, un deodorante per l'ambiente. Poi abbiamo comprato la carne macinata con le salsicce per fare il ragù. Abbiamo comprato l'acqua. Abbiamo potuto poi mangiare per il cane. Gli yogurt, che tra l'altro ho provato a comprare, anzi no, mi inquadro me stessa, questi qui, provato a comprare questi che sono dell'esse lunga alla vaniglia, uguali però anche al cocco, questi qui, sia questi vaniglia e cocco. Sono gli stessi, però sono in questi diversi ovviamente. Quindi ho provato a comprarli e poi Marco ha voluto. Poi avevamo comprato questo pezzo di arista, tra l'altro me l'ero anche scordata. Poi lo compreremo e lo mangeremo noi. E poi Marco abbiamo comprato anche, Marco ha scelto questi perché sono nocciola, vaniglia, stracciatella e pistacchio. Questa è la stracciatella, li mangerò io sicuramente, perché tanto a Marco non piacciono. Poi la mia collega, una delle mie due colleghe, è venuta fino a stasera, ha fatto il tiramisù, buonissimo, veramente, veramente buono. Poi avevamo comprato poi nient'altro, il burro e poi, tra l'altro, questo latte qui è veramente buonissimo, lo compro a Eurospin, ma è veramente buono, cioè gli piace questo, gli piace anche al cane. Anche questo è molto buono, della Granarolo, che è la nocciola. Questo è buono. Comunque, vi dicevo, io vi mando un bacio, vi auguro la buonanotte, perché mi si sta scaricando la videocamera, quindi vi saluto qui, poi così domattina punto il video, perché stasera proprio non ne ho completamente voglia, mi voglio solo rilassare, devo stare a riposo il più possibile per il polso, infatti me l'ha detto la dottoressa, quindi cerco di evitare di fare qualsiasi movimento, anche perché probabilmente mi dovrei fare il tutore su misura, però chiaramente non è, insomma, un centino, 100 euro me li prendono tutti, quindi non voglio spenderci tanto. Sì, certo. Tra l'altro domattina, tra l'altro devo anche preparare la roba per la colazione di Marco, perché ancora non l'ho preparata, e visto che ci sono, mi preparo anche la mia, aia, mi fa male, però ora mi fa male, pure di Brufen, perché chiaramente appunto non avevo, in farmacia non avevo medicine, quelli per me, il Voltaren, questo spray, li ho ordinati per domattina, quindi domattina vado a ritirarli. Adesso preparo la colazione per Marco, mi preparo anche la mia e io vi mando un enorme bacione, ve lo mando anche per quel signorino lì, ho parlato anche fin troppo, tra l'altro.
per questo signorino qui, quello, sì, tra l'altro c'è ancora la tovaglia, la bottiglia di vino in acqua, che tra l'altro una bottiglia di vino aperta è qui con un bicchiere, perché questo lo sto bevendo adesso, mentre questa qua me la sono bevuta da prima da sola, però va bene, non sono ubriaca, tranquilli. E poi vi mando un bacio anche qui da Marco, quell'altro che sta di là a dormire. Comunque, non sono ubriaca, anche se lo può sembrare dagli occhi, ma in realtà sono veramente stanca, ho sonno, però ancora non voglio andare a dormire, visto che comunque c'è un programma che mi piace. Comunque, aggiungiamo il discorso, perché sennò, appunto, vi dicevo che vi auguro una buona notte, un bacione enorme da tutti e tre, e ci vediamo al prossimo video. Anche tra l'altro non sono riuscita a mandare online ancora, cioè non sono riuscita a esportare ancora il video, il vlog di ieri, quindi adesso devo cercare, domani devo cercare di esportarlo assolutamente. Comunque, un bacione da tutti e tre, vi auguriamo una buona notte e ci vediamo al prossimo video. Ciao!